Mi chiamo Giulio Menichelli, ho 21 anni, suono il violino da quando ne ho 5, ho suonato con il grande maestro Tuvi e ho vinto il premio speciale UNESCO al concorso Costacchini. Ho avuto in mano per la prima volta il violino a 5 anni, ho visto il maestro Tuvi che suonava in televisione e ho detto chissà poi se riuscirò a suonare come lui, e infatti poi ho suonato con lui. E adesso attualmente sono bravo quasi quanto lui. Da piccolo per me una sfida vera e propria che era il capriccio numero 5 di Paganini, che è uno dei pezzi più difficili della musica classica. Era per me inarrivabile, invece adesso l'ho eseguito al master di interpretazione del secondo anno in Svizzera a Sion, che sarebbe la laurea dei conservatori italiani. A 12 anni ho suonato in Russia per uno scambio culturale del ministero russo. Ho fatto il mio primo concerto a 14 anni, o meglio l'ho vinto a un concorso dell'Agimus qui a Roma, e ho suonato poi in Germania, in Austria, in Francia, insomma all'estero, e ho fatto tantissimi concerti qua in Italia, oltre 400 finora. A 16 anni ho eseguito il primo concerto di Paganini, che era una sorta di sfida fra me e i miei genitori. Se riuscivo a eseguirlo al diploma, appunto, mi potevano regalare una Ferrari, non so, però al posto della Ferrari mi hanno fatto il violino, perciò va più che bene. Ho dovuto rinunciare alla scuola. Ogni giorno io studio più o meno 8 ore al giorno. Devo dire che per studiare bene il violino bisogna studiare molto pazientemente, soprattutto lentamente, i passaggi molto virtuosistici. Bisogna studiare soprattutto l'espressività delle frasi. Per esempio il quinto capriccio di Paganini, dopo 3 mesi che ho studiato lento questo capriccio sono riuscito a farlo veloce. Due anni fa ho avuto questo violino per le mani, l'ho comprato da un violinista che vive al nord Italia, che attualmente spalla, cioè il primo violino, sia all'Orchestra della Fenice e sia all'Arena di Verona. E attualmente è in mano mia ed è molto bello questo strumento, mi piace tanto. Il mio sogno è quello di riuscire ad entrare nell'Orchestra di Santa Cecilia, perché è un posto molto prestigioso, dove si può fare esperienze e tanti concerti importanti. Attualmente sono diplomato all'Accademia e al Conservatorio di Santa Cecilia, quindi spero che un giorno riuscirò ad entrare in questa prestigiosa orchestra. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età. Per me la musica è un mondo a parte. Io quando suono penso solamente alla musica, non penso ad altro. Per me la musica è tutto, vuol dire tante cose, è la mia lingua per esprimermi. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho eseguito molti concerti all'estero, ho avuto l'opportunità di restare all'estero per lavoro, però ho preferito rimanere in Italia perché vorrei affrontare le mie sfide, anche se sono molto difficili, trovare il lavoro qui, anche se con la crisi è molto difficile, però io vorrei trovare la mia strada qui, perché io amo il mio paese, non accetto il fatto che per la crisi devo andare all'estero.